E meno male che questi dovevano essere i migliori, il governo dei migliori. A me sembra che non ne stiano azzeccando una, o meglio, stanno azzeccando le misure che servono ai più forti. Provate a pensare a quello che sta accadendo nel mondo delle banche, soprattutto a MPS. In MPS praticamente stanno facendo di tutto per chiudere un altro grande regalo, e su MPS Draghi ha la coda di paglia. Ve l'ho già detto mille volte, Draghi era governatore di Banca d'Italia quando iniziarono i casini, perché MPS praticamente si comprò una Anton Veneta che praticamente pagò l'ira di Dio rispetto a quello che Santander l'aveva pagata e poi rivenduta. Ma siamo, non c'ho neanche più voglia di rispiegarvi per l'ennesima volta le ombre che riguardano Mario Draghi sugli intrecci bancari italiani. Però, ripeto, adesso fanno di tutto per regalare a Unicredit MPS. Perché a Unicredit? Perché, guarda caso, Unicredit era stata la banca di Profumo, e Profumo è condannato in primo grado per avere falsificato i bilanci di MPS. Guarda caso, oggi il presidente di Unicredit è l'ex ministro Padoan, che guarda caso fu sempre lui a rendere pubblica, che nazionalizzò quindi con i nostri soldi MPS. E insomma, ci sono sempre i soliti soggetti, escono da una parte e te li ritrovi dall'altra. Adesso fanno di tutto per regalare a Unicredit la possibilità di comprarsi questa banca, anche con un gioco fiscale che nessun altro ha, che nessun altro operatore industriale ha. Anzi, vi dico anche che fra un po' Agenzia delle Entrate e la macchina del fisco tornerà a bastonare. Quindi dico, già su questo abbiamo un po' le idee chiare su come siano ben capaci di regalare ai poteri forti spazi sempre maggiori di potere. E lo abbiamo visto anche con il Green Pass, che è un modo per obbligare la gente a farsi il vaccino. E ormai lo dicono quasi apertamente, anzi, tolgo il quasi, lo dicono apertamente. Loro il Green Pass lo hanno costruito soltanto per rompere i coglioni alle persone che legalmente non vogliono vaccinarsi, ma che di fatto sono costrette a vaccinarsi per andare a insegnare, per andare fuori ai ristoranti, per vivere, e i ragazzi per andare in palestra. Quindi chi non ce la fa più, perché non ne ha più voglia di rottura di coglioni, cosa fa? Dice, sai che c'è? Basta, non ne posso proprio più. Quindi l'inganno, la vigliaccata, la bastardata vera è quella di prendere proprio per sfinimento quelli che non hanno capito che non c'è una legge che obblighi al vaccino. E se non c'è una legge che obblighi al vaccino, vuol dire che ci sarà un motivo per cui questi non fanno una legge che obbliga al vaccino. Evidentemente non la possono fare, come vi abbiamo spiegato mille volte e come ormai ogni giorno vi testimoniamo, vi diamo delle prove. Loro non possono rendere obbligatorio questo pseudo vaccino, perché siamo dentro una fase sperimentale, e quindi la fase sperimentale non è definita, e quindi nessuno si vuole prendere le responsabilità. Il gioco è tutto lì, nessuno si vuole prendere le responsabilità. Poi però accade che se ci fossero dei danni da vaccino, comunque devono rispondere, e infatti stiamo anche aiutando queste persone che si sentono titolari di una aspettativa di risarcimento per danno da vaccino. Quindi questo è lo scenario. Allora, se il Green Pass non serve ad altro se non per costringere le persone a vaccinarsi, intanto sto assistendo ad un simpatico siparietto. Ciao ragazzi! Tra due cani, sono bellissimi, che si stanno rincorrendo sulla spiaggia. E quindi il Green Pass, abbiamo capito che serve soltanto a questa cosa. E si accavallano le incongruenze, tanto che persino la stessa Lamorgese è dovuta intervenire con una circolare per spiegare che i ristoratori non sono titolati a chiedere il documento d'identità. Quindi
Anche questa è stata l'ennesima un po' brutta figura del Viminale, ma non è mica la prima. Ora, che la signora Lamorgese sia ancora ministro di questo governo mi viene da ridere, soprattutto dopo le grandi feste che abbiamo visto di giubilo per i festeggiamenti sacrosanti, doverosi a favore dei calciatori della nazionale, che ovviamente avevano mosso il paese, avevano mosso gli italiani, che si riversarono in piazza, non in una, in tutte le piazze d'Italia, davanti agli occhi dei questori e dei prefetti, gli stessi che adesso dicono che devono andare a controllare i ristoranti. Pensate alla follia. Ok, noi abbiamo dei questori, abbiamo dei prefetti che danno ordine alle forze dell'ordine, perché è la stessa signora ministra ad avere mandato questo incarico, danno ordine di andare a verificare a campione coloro che sono cattivi, che non hanno scaricato il Green Pass. Ma signora Lamorgese, le voglio ricordare che poco più di un mese fa in Italia, in tutte le piazze d'Italia, si festeggiava non soltanto la vittoria agli europei, ma anche l'accesso alla finale, il passaggio alla semifinale. Quindi ogni momento era buono per accompagnare in questa cavalcata trionfale i calciatori. E quindi era un modo per partecipare a questa gioia. Così come qualcuno ha festeggiato le promozioni in Serie A, la vittoria dello scudetto, la vittoria dello scudetto del basket, come nel caso di Bologna. Oppure qualcuno ha anche festeggiato, ovviamente in misura ridotta, ha festeggiato anche gli ori dei propri concittadini. Quindi queste cose sono accadute sotto gli occhi dei prefetti e dei questori. E non c'è un solo questore, a cominciare dal questore di Roma, che si sia dimesso per questo. Però adesso sono tutti titolati, in nome di quale chissà quale caccia all'untore, sono tutti titolati a guardare il Green Pass, a controllare a destra manca. Quindi la signora Lamorgese doveva dimettersi per coerenza dopo quello che era accaduto, e a maggior ragione dopo che era uscito fuori che quella festa era frutto di una trattativa tra i calciatori e le autorità, e non si è dimesso nessuno. Però adesso rompono i coglioni, ok? Rompono i coglioni alle persone per andare a fare i controlli a campione. Questa queste sono le incongruenze che ci appaiono. Così come la signora Lamorgese non dice nulla a proposito di un'interrogazione parlamentare che feci molti mesi fa, a proposito di una situazione che sta riguardando l'esclusione dal corpo della polizia di persone che avevano vinto il concorso e che sono state escluse perché avevano un piccolo tatuaggio. Ora, il vice capo della polizia ha un tatuaggio, noi facciamo un'interrogazione parlamentare, ma la Lamorgese si è sempre rifiutata, perché sono arroganti, perché questi ministri di Draghi sono arroganti. E quindi noi avevamo chiesto alla Lamorgese appunto di rispondere, ma lei, come al governo precedente, no? Avevamo chiesto di rispondere su queste cose e nessuno ha mai risposto. Poi alla fine esce fuori che Jacobs è un atleta della Polizia di Stato, è pieno di tatuaggi, e voglio capire qual è la razza per cui alcuni poliziotti, tanto più che i poliziotti, porca puttana, servono sulle strade, no? E invece cosa fanno? Li tolgono perché hanno un piccolo tatuaggio. Pensate, perché c'è una legge in Italia, c'è una legge che impone ai poliziotti di non avere tatuaggi. E quindi c'è una ragazza che con una grandissima forza di volontà sta facendo la sua sacrosanta battaglia perché vuole tornare in polizia. Perché quella ragazza, si chiama Arianna Virgolino, era stata estromessa dalla polizia lo stesso giorno in cui un questore l'aveva premiata e encomiata per un'azione che aveva fatto lei con i suoi colleghi. Pensate a che livello siamo. Ma ancora una volta la Lamorgese non ha risposto. Ma vado oltre. Adesso la Lamorgese cosa fa? Insieme al PD di Letta. Pensa che il grande tema che appassiona l'Italia è lo Ius Soli. Letta, da che un mese fa ci rompeva i coglioni con il DDL Zan, sembrava che tutto il mondo girasse attorno al DDL Zan, adesso il DDL Zan non serve più, adesso c'è il disco dello Ius Soli. Ogni tot ci ripropongono i dischi.
i dischi della sinistra, quando non sanno cosa dire per evitare che siano sommersi dalla valanga di insulti che le persone normali stanno rivolgendo a questi ministri, quindi cosa fanno? Si inventano una volta il DDL Zan, adesso lo Ius Soli, cioè tutte cose che non servono, di cui nessuno sta parlando di queste cose qua, tutti stanno parlando di ben altro. Stanno parlando dell'economia, stanno parlando di capire se questo Green Pass ha una sua funzione diversa da quella che tutti noi abbiamo capito, cioè un atto burocratico, ok? Quindi io penso che, e lo dico a Salvini, io magari faremo una mozione di sfiducia, non lo so, tenteremo, vedremo se riusciremo a raccogliere le firme per presentare una mozione di sfiducia contro la Lamorgese, che mi sembra che ne abbia fatte tante. Ora, che cosa farà Salvini? Farà come ha fatto con Speranza, che lo ha salvato? Perché noi avevamo presentato 3 mozioni di sfiducia contro Speranza. E perché Salvini lo ha salvato? Ecco, queste sono cose che io non riesco a capire. Quindi, ovviamente, ci sono tanti argomenti di cui parlare, ne parleremo anche nei prossimi giorni. Voglio anche fra un po' rimettere a fuoco il tema che riguarda le vaccinazioni ai ragazzi, perché stanno facendo incazzare, ma ne parleremo a parte, con un video a parte. Qui era giusto tentare di rimettere un po' in ordine 2 cosette che riguardavano la Lamorgese, che secondo me è un altro pessimo ministro di questo pessimo governo, che ripeto, era stato presentato come il grandissimo governo, il governo dei migliori, e invece non sono capaci di fare nulla di buono per i cittadini normali, ok? Ciao ragazzi!